G-Recover 2013 che sta per concludersi, agonisticamente parlando si è già concluso, facciamo un bilancio di questa prima parte di stagione della Cucina Lube Bancamark. Beh, devo dire abbastanza positivo, forse tranne la Supercoppa che l'abbiamo persa con Trento, credo per il resto abbiamo fatto quello che si poteva fare facendolo anche giocare una buona pallavolo. Se potessi tornare indietro e cambiare qualcosa, che cosa cambieresti? Cambierei, magari proverei a vincere contro il Canzano. E vabbè, la Supercoppa sono le uniche due partite che secondo me ci possa essere del rammarico. È una stagione importante anche per te, no? Visto quella precedente in cui sei stato alle prese con un infortunio molto grave che ti ha lasciato fuori dal campo per parecchio tempo. Come la stai vivendo e quali sono i tuoi obiettivi anche personalmente parlando? Beh, la sto vivendo bene per forza perché è sempre bello poter giocare, quindi l'anno scorso che me lo sono visto a tutta la tribuna è meglio quest'anno direi. Poi obiettivi personali è... penso di non essere ancora al 100% proprio del tutto, però credo di recuperare pian piano e niente, l'obiettivo personale è migliorarsi e l'obiettivo di squadra è vincere. Come trascorrerai l'ultimo dell'anno? Abbiamo organizzato una cosa con altri compagni di squadra. Beh, quindi vuol dire che il gruppo è affiatato, questa è una caratteristica che c'era diciamo l'anno scorso. E anche c'è sempre stata in questi 3 anni che io sono stato qui, quindi stiamo molto bene insieme, ci vediamo spesso anche fuori dal campo, quindi meglio così. Invece il 2014 comincerà con altri impegni importantissimi e ritmi molto serrati. Si va dalla trasferta di Piacenza per l'ultima giornata della regular season, che a questo punto è il big match della prima parte della stagione, al doppio confronto con Piacenza che mette in palio l'accesso ai playoff 6 della Champions League. Sì, giocheremo molto spesso contro Piacenza, che è una squadra molto molto forte, lo sappiamo, abbiamo visto l'anno scorso che ci ha buttati fuori dai playoff, la squadra ha cambiato quasi poco niente, quindi li conosciamo bene e beh, il ritmo è sempre quello di inizio stagione, quello che siamo abituati a sostenere, quindi giocare 2 partite a settimana ormai per noi è cosa normale, quindi noi andremo avanti così. Secondo te la classifica attuale della regular season rispecchia quelli che effettivamente sono i valori del nostro campionato? Lube e Piacenza sono superiori a tutti? Sulla carta sì, poi forse mi aspettavo qualcosina di più da Cuneo, che è una squadra nuova, ancora deve trovare il proprio gioco, però ci sono anche altre squadre. Trento è una sorpresa? Trento... sì e no, perché secondo me Trento all'inizio stagione era sempre la squadra messa bene in campo, quindi sì, forse non me l'aspettavo così forte, però pensavo che sarebbe stata tra le prime 3-4. Secondo te quante possibilità ha la Cucina Lube Bancamark di andare alla Final Four di Champions League? Non so... ti dirò, noi siamo stati sfortunati con il sorteggio, però penso anche alle altre squadre. Sì, dall'inizio, no? Anche il girone. Anche le altre squadre penso siano un po' preoccupate di incontrarci, quindi io penso che ce la giocheremo contro tutti quanti e poi vedremo dove si arriva. Un augurio ai tifosi della Cucina Lube Bancamark e ai tifosi della pallavolo, agli appassionati di pallavolo per il 2014. Beh, 2014 con tanta salute.